Allora, il primo episodio di questa rubrica in cui vado a consigliarvi alcune azioni su cui investire ogni mese è andato veramente molto bene, decisamente sopra la media. E come dico sempre, se mi fate vedere che una determinata serie può piacervi supportandola magari con dei mi piace o commentando, io cerco poi di fare altri episodi. E infatti eccoci qua oggi nell'episodio numero 2 in cui andrò a consigliarvi alcune azioni che secondo me sono ottime da acquistare nel mese di aprile 2022. Prima di iniziare un paio di premesse, la prima nel titolo, come nel primo episodio, ho scritto da tenere per sempre, però dovete considerare che una frase da titolo, per fare un titolo bello, accattivante, quel per sempre significa che secondo me sono azioni che possono essere tenute nel lungo periodo o comunque inserite all'interno di un vostro portafoglio e non controllate giorno dopo giorno. Questo chiaramente non significa che debbano essere effettivamente tenute per sempre, quello lo dovete vedere voi in base alla vostra strategia. Magari se fra qualche mese o qualche anno volete fare qualche bilanciamento, questo lo vedete voi. E qui infatti ci ricolleghiamo alla seconda premessa, ovvero che io non sono un consulente finanziario, queste sono solamente mie opinioni, aziende che cercando, facendo le mie analisi, ho trovato molto interessanti e magari anche scontate, ottime per essere acquistate proprio in questo momento. L'unica cosa vi ricordo appunto, se volete anche altri episodi, di farmelo capire lasciando un mi piace anche stavolta e magari iscrivendovi per non perdervi i prossimi episodi. Inoltre, come sempre, qui sotto trovate una serie di link utili per ottenere dei bonus che potrebbero farvi comodo. Ah, e altra piccola premessa, come ho detto nel primo episodio, queste non saranno analisi super approfondite di ognuna di queste azioni, appunto perché sono tante. Se volete un'analisi più approfondita di una in particolare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se vedo tanto interesse, magari ci faccio un video dedicato. Allora, partiamo subito al volo con la prima azione sulla quale non mi soffermerò troppo perché ne ho parlato pochissimi video fa, ma la voglio inserire anche in questo video perché secondo me è davvero ottima da acquistare in questo momento. E stiamo parlando delle azioni di Rivian, un'azienda statunitense che produce veicoli elettrici. Secondo me è ottima da acquistare in questo momento perché dall'inizio, da quando è stata lanciata la sua IPO, se non erro il 10 novembre 2021, è praticamente soltanto scesa, perdendo più del 50% del valore totale. Ma come dico nel video dedicato, secondo me questa è una situazione momentanea per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, da quando c'è stata l'IPO di questa azione, tutto il mercato, sia quello azionario che quello delle criptovalute, sono praticamente soltanto scesi. C'è stata una sorta di piccolo bear market, dopodiché è arrivato il conflitto che tutti voi ben conoscete e le azioni sono scese ancora di più. Inoltre ci sono stati anche alcuni piccoli problemi con le spedizioni di molti modelli Rivian e questo ha fatto scendere un altro pochino le azioni, quindi tutta una serie di cose che hanno portato il prezzo a scendere drasticamente. Però l'azienda sembra davvero molto solida, ha già varie filiali oltre a quella principale. Sta per uscire un terzo modello, ovvero un furgone, perché per ora ne sono usciti soltanto due. Inoltre ha due collaborazioni molto molto interessanti, la prima con Ford e la seconda con Amazon. E tra l'altro, proprio in questi giorni, anche dopo aver fatto il precedente video, ho scoperto che hanno una collaborazione anche con Blue Origin, su un'altra azienda sempre di Jeff Bezos, per l'esplorazione spaziale. Infatti, se vedete per esempio su Instagram la pagina ufficiale di Blue Origins, vedrete soltanto praticamente veicoli Rivian. Quindi secondo me il prezzo è destinato a rialzarsi nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Tra l'altro, già da quando è uscito il vecchio video si è rialzato un pochettino. Comunque, come ripeto, se volete avere informazioni più approfondite sulle aziende, sulle azioni di Rivian, vi invito a recuperare questo, che è il vecchio video che ci ho fatto qualche giorno fa. Vi lascio come sempre il link o nelle schede o in descrizione. E passiamo adesso alla seconda azione di oggi, e stiamo parlando di Southwest Airlines. E stiamo parlando di una tra le compagnie aeree statunitensi più grandi al mondo, con una lista davvero ampia di basi operative, fondata addirittura nel 1967, con una capitalizzazione attuale di 26,9 miliardi. Anche questa è un'azienda, come sicuramente avrete capito dall'introduzione, molto molto solida e che ha superato decisamente la prova del tempo e che ve la consiglio per più o meno motivi similari a quelli di Rivian. Infatti stiamo parlando di un'azienda che negli ultimi mesi, o meglio negli ultimi anni, ha perso veramente una grossa fetta del suo valore, sia come capitalizzazione sia di conseguenza come valore delle singole azioni, passando da una TH di circa $62 per azione fino ad arrivare al valore attuale, che sta sotto i $45 per una singola azione, tanto che la stessa Yahoo Finance la considera come sottovalutata. E anche in questo caso la situazione potrebbe essere semplicemente temporanea, ovvero
però come tutti ben sapete gli ultimi 2-3 anni non sono stati proprio perfetti per viaggiare e molte compagnie aeree ne hanno drasticamente risentito, alcune hanno addirittura chiuso i battenti e molte altre, come questa, hanno perso gran parte del loro valore. Ma se la situazione dovesse cambiare e se le persone dovessero iniziare a viaggiare per il mondo sempre di più come si faceva fino a qualche anno fa, potrebbe essere che il valore di questa azienda, essendo una delle più famose e grandi al mondo, torni a risalire. Anche appunto tornando ad alcune analisi fatte da Yahoo Finance stessa, come potete vedere, si stima che nei prossimi anni la capitalizzazione e il valore delle azioni di questa azienda possa andare ad aumentare. Ed io, per le analisi che ho fatto, non posso che trovarmi d'accordo con questa conclusione di Yahoo Finance. Inoltre, altro motivo per acquistarla in questo momento, basandomi su praticamente qualsiasi sito che ho controllato, che vado ad analizzare chi in questo momento sta comprando o vendendo delle azioni, ho notato che l'indice per questa azienda si sta spostando timidamente verso buy. Questo significa che non siamo ancora in un momento in cui tutti vogliono comprare, che come sapete non è il momento migliore per comprare un'azione, ma comunque piano piano ci stiamo avviando verso la risalita. Perciò a mio avviso, in un momento del genere in cui il prezzo è così basso per un'azienda così solida, direi che potrebbe essere un ottimo momento per acquistare, anche perché se poi nei prossimi mesi o nei prossimi anni il prezzo dovesse tornare alla TH, ecco, magari potremmo esserci persi una bella occasione. Quindi anche Southwest Airlines direi un'azione sicuramente da tenere sott'occhio. E passiamo adesso alla terza ed ultima azione per il video di oggi, che rispetto alle altre due è ben più conosciuta, e stiamo parlando di Meta. Infatti questa non l'ho voluta inserire per dirvi "e ragazzi, esiste Meta, investiteci", ma semplicemente perché secondo me questo è un ottimo momento per investirci, perché come molti di voi sicuramente sapranno, dato che se ne è parlato veramente tanto negli ultimi 6 mesi, è successo questo. Le azioni di Meta, che per quei pochi non dovessero saperlo, è il nuovo nome, il nuovo rebrand, possiamo dire, dell'ecosistema Facebook, sono crollate drasticamente, perdendo più del 30% del loro valore. E ci sono svariati motivi per cui questo potrebbe essere un ottimo momento per acquistarle. Innanzitutto, allora adesso non vorrei buttarla troppo sull'analisi tecnica, però se andiamo a vedere il grafico e andiamo un po' ad aumentare il time frame, quindi magari prendiamo in considerazione qualche anno, possiamo vedere che di discese di questo tipo Meta o Facebook ne ha fatte già più di una volta. Questa azienda non è nuova a movimenti del genere e di solito dopo queste discese ha una bella risalita, e come state vedendo dal grafico in questo momento la piccola risalita sta già iniziando, ed è molto probabile che da qui a qualche mese questa piccola risalita possa diventare una grande risalita. Perciò magari non vorrei mettervi FOMO adesso, però se non investiamo in questo momento, secondo me potremmo perderci delle belle percentuali. Anche perché vi ricordo che l'ATH di Meta è stato di $380, mentre in questo momento siamo addirittura sotto i 230. Invece, andando a vedere motivi più slegati dall'analisi tecnica, li direi che c'è poco da dire, li sapete tutti. Insomma, Meta non è soltanto un'azienda, ma è un ecosistema che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus. È tra le realtà più grandi al mondo e sulla sua solidità direi che non ci sono dubbi. Inoltre, qualche mese fa Mark Zuckerberg ha dato il nuovo nome di Meta proprio per avvicinarsi anche a livello ideale al nuovo mercato dei metaversi, ma anche, perché no, alle criptovalute. Due mercati che, come dicevamo prima, negli ultimi mesi sono scesi drasticamente e potrebbero aver portato giù anche le azioni di Meta. Ma come stiamo vedendo proprio negli ultimi giorni, diciamo nell'ultima settimana e mezzo, anche il mercato delle criptovalute è tornato da fiat a neutral, se andiamo a vedere il Fear and Greed Index. Infatti i prezzi di molte criptovalute sono tornati a salire, prima fra tutte Bitcoin. Quindi, dato che l'ecosistema di Mark Zuckerberg si è avvicinato veramente tanto al mercato delle criptovalute, potrebbe essere che proprio da qui in avanti il prezzo potrebbe tornare a salire. E penso che tra le tre che ho presentato oggi, questa sia quella forse più scontata in questo momento, perché appunto ha perso più di $100 rispetto al valore iniziale. Inoltre anche quella più solida, come ripeto non servono presentazioni in questo caso, è un'azienda veramente immensa che tutti noi conosciamo, ed è davvero improbabile secondo me che nei prossimi anni non torni al valore ATH che ha raggiunto appunto un annetto fa, se non sbaglio. Perciò, se ancora non avete mai inserito all'interno del vostro portafoglio azioni Meta, direi che questo è un buon momento per prendere in considerazione di farlo. E detto questo, basta, queste erano le tre azioni che io vi consiglio di tenere sott'occhio e su cui investire nel mese di aprile 2022. Come al solito, fatemi sapere qui sotto nei commenti
se siete d'accordo con me oppure no e se avete altre azioni da proporre. Inoltre, come sempre, lasciate un bel mi piace se volete supportare questa serie, perché come avete visto cerco di ascoltarvi, quindi le serie che vedo che hanno più interesse io le porto avanti molto volentieri. Vi ricordo di dare un'occhiata, se volete, qui sotto ad alcuni link utili che potrebbero farvi ottenere dei bonus su, tra l'altro, delle piattaforme che io reputo molto molto interessanti. E a questo punto direi che questa rubrica potrebbe diventare un punto fisso del canale, magari un video al mese ce lo posso fare per consigliare alcune azioni che reputo molto interessanti. Perciò io vi do appuntamento al prossimo episodio di questa rubrica, e anche perché no a tutti i video che verranno prima, e noi ci vediamo alla prossima.